Salve a tutte e a tutti. Questo video ha lo scopo di fornire un supporto a docenti e studenti che stanno svolgendo le attività di PCTO proposte dal settore educazione di Italia Nostra. Saranno dunque date alcune indicazioni circa le funzionalità di base della piattaforma ArcGIS Story Maps, con la quale dovrà essere realizzato l'elaborato finale. A questo punto cominciamo ad addentrarci in questa piattaforma per scoprirne le funzionalità che offre. L'operazione preliminare da compiere è andare a scrivere sulla barra di ricerca ArcGIS Story Maps e una volta digitato troverete questo che vi apparirà sullo schermo. A questo punto dovete ovviamente cliccare, entrare e vi chiederà di inserire le credenziali che la scuola vi ha fornito. In questa maniera poi verrete indirizzati alla pagina iniziale. Nel mio caso, cliccando, arrivo direttamente in questa pagina perché sono già loggata e quindi mi ritrovo in questa, con questa visuale storie. Ci sono qui alcune storie già create. Se voi entrate per la prima volta, ovviamente non troverete nulla ed è tutto completamente vuoto. Per iniziare a creare una storia è necessario spostarsi qui sulla destra e andare a cliccare su questo pulsante che dice appunto Nuova storia. Cliccando, vi consiglio di digitare poi di cliccare quest'altro elemento Inizia da zero, in modo da poter strutturare la storia nella maniera che ritenete più utile e più efficace per il vostro progetto. Quindi clicchiamo Inizia da zero e a questo punto si avvia, ecco, questa pagina. Bisogna compiere ora una serie di operazioni preliminari. Innanzitutto ci viene chiesto di inserire il titolo della storia, che nel vostro caso sarà il titolo del progetto che state realizzando. Io per semplicità e per comodità adesso utilizzerò, diciamo così, una storia che è quella dei Promessi Sposi, semplicemente a titolo esemplificativo. Quindi scriverò i Promessi Sposi. Questo è il mio titolo. Poi vi chiede di iniziare con una breve introduzione o un sottotitolo che può essere facoltativo. Noi possiamo scrivere progetto PCTO di Italia Nostra, ma ovviamente questo è semplicemente così, tanto per farvi vedere un po' come funziona. A questo punto, in alto a destra, vedete che compare questa scritta Aggiungi immagine o video di copertina. Quindi dobbiamo scegliere un'immagine o un video che rappresenterà la nostra copertina. Nel mio caso io ho già selezionato un'immagine e consiglio appunto quando si comincia a lavorare su questa piattaforma di avere già selezionato il materiale da inserire perché questo facilita ovviamente il compito. Quindi ho già selezionato un'immagine, per cui cliccando qui sopra ho la possibilità di caricarla attraverso ovviamente il mio PC. Lo posso trascinare e rilasciare qui il file oppure posso sfogliare e quindi andarlo a prendere dal mio PC. Io ce l'ho già qua, ho deciso di inserire come immagine di copertina questa delle fedi nuziali. E quindi la posso tranquillamente adesso aggiungere e, come vedete, nel giro di qualche secondo l'immagine comparirà in questo modo.
Ora, attraverso questa rotellina che ci consente di fare diverse cose, noi possiamo, per esempio, stabilire il fuoco dove vogliamo inserirlo, più in alto o più in basso rispetto alla foto, perché vogliamo far vedere un particolare piuttosto che un altro. E poi c'è un altro tasto importante che è quello della proprietà, cioè se l'immagine non è vostra, dovrete indicarne l'attribuzione, quindi proprietà. Per attribuzione io l'ho presa da un sito che offre la possibilità di scaricare delle immagini gratis, chiedendo ovviamente però di citare l'autore, quindi l'ho già sistemato su un file, questa fonte, quindi me lo vado a copiare e ad incollare. E quindi in questa maniera ho attribuito l'immagine. Come faccio a capire che l'ho fatto e che tutta la procedura è andata a buon fine? Posso vederlo da qua, con questa I che compare in alto a sinistra, si vede appunto l'attribuzione. Quindi a questo punto ho inserito l'immagine di copertina, ho dato un titolo al mio progetto, ho messo un sottotitolo. Un momento importante è adesso quello di definire bene come si deve presentare questa immagine iniziale, questa parte iniziale. Posso andare qui su questo tasto, progettare. Cliccando su questo tasto, io ho la possibilità, come vedete, di scegliere la modalità in cui questa copertina deve essere visibile. Quindi la prima opzione è quella che io ho utilizzato, ma volendo potrei utilizzare quest'altra opzione, cioè affiancato, ovvero l'immagine da una parte e il titolo dall'altra, con la possibilità anche di spostarle, quindi di creare, no, destra, sinistra, insomma, come meglio crediamo. Oppure, sempre andando da progettare, posso decidere di avere quest'altro tipo di immagine, quindi con la scritta posizionata, spostata, diciamo, sulla destra. Questo dipenderà, insomma, dalle scelte personali che ciascuno di noi farà. Quindi, tornando su questo progettare, che abbiamo detto mi consente di stabilire in che modo si deve presentare la copertina, scorro un momento per andare in questa zona, sezioni opzionali delle storie. Vi consiglio di cliccare qui su Navigazione, perché questo ci darà la possibilità poi di navigare per l'appunto all'interno della nostra storia attraverso una serie di sezioni. Dopodiché ci vengono proposti dei temi, vengono così chiamati, cioè come si deve presentare il fondo su cui poi il testo viene scritto e il carattere che verrà utilizzato. Io ad esempio scelgo di utilizzare questo Marea perché mi piace e lo trovo funzionale, ma ovviamente ognuno di voi può decidere in maniera autonoma. Se non ci piace nessuno di quelli che ci vengono proposti di default, possiamo fare anche un'altra operazione, andare qui sotto dove c'è scritto Gestisci i miei argomenti, ovvero si apre a questo punto questa nuova sezione Temi. Io qui ne ho diversi perché ho fatto diverse prove in passato, e quindi vorrei realizzare un nuovo tema con un colore che mi piace di più, per cui vado su Nuovo tema. Nel momento in cui si avvia questa ulteriore pagina, ecco qui, io posso decidere ad esempio un colore. E quindi il colore di sfondo, qui ho tutto, no? Le gradazioni possibili, quindi posso decidere che so che preferisco questa tonalità di violetto, ad esempio. Quindi se sono convinta che questa sia la soluzione migliore per il mio progetto, vado in alto a fare pubblica. Il tasto pubblica è il tasto che serve sostanzialmente per salvare. Quindi
Quindi andrò a fare pubblica, lo condividerò in questo momento come privato perché ci sto lavorando, quindi non lo voglio rendere pubblico, voglio apportare ulteriori modifiche, quindi per il momento lo condividerò come privato. Andrò in alto a destra a fare di nuovo pubblica. A questo punto avviene la pubblicazione del tema, mi dice che il tema è stato pubblicato e quindi andrò ancora qui appunto su pubblica, l'abbiamo pubblicato e ho realizzato diciamo questo nuovo tema, quindi mi compare adesso tra i temi. Torno un momento indietro rispetto a quello che ho fatto, ce l'ho qui tra i temi, ovviamente, e ritorno qui nella mia storia, nei Promessi Sposi. Ora, a questo punto posso, volendo, sfoglio i miei temi da qui e decido che voglio utilizzare questo, lo vado a cliccare. Se invece mi va bene il tema, insomma, che mi va di default, questa operazione non la compirò. Quindi abbiamo a questo punto fatto questi passaggi, abbiamo scelto un'immagine di copertina, abbiamo dato il titolo, abbiamo scelto come si deve presentare la nostra pagina, quindi abbiamo scelto questo carattere e questo colore da progettare per l'appunto. A questo punto siamo pronti per fare le altre operazioni. Volendo, come vedete qui in basso, posso anche caricare il logo, ad esempio. D'accordo, intanto queste sono le operazioni preliminari da compiere. Come vedete, adesso compare questo tasto, questo cerchio con il più in cui si dice raccontare la propria storia. Questo cerchio con il più all'interno è fondamentale perché è quello che mi consente di compiere sostanzialmente tutte le operazioni. Quindi ogni volta che voglio inserire qualche elemento all'interno della storia, devo ricorrere a questo tasto. Ora, intanto, come prima cosa, possiamo inserire, il logo, del settore educazione e di Italia Nostra all'inizio della nostra storia. Come faccio? Intanto vado su più e vedete che, ho una scelta ampia di, possibilità. Io devo inserire un'immagine perché devo andare a prendermi, questo logo. Quindi, immagine, come al solito lo posso trascinare oppure posso sfogliare il file e andarlo a prendere dal mio PC. Io ce l'ho già pronto e quindi me lo vado ad inserire. L'ho preso dal mio PC. Come al solito, dirò aggiungi e subito, come vedete, ecco che compaiono i loghi che io mi ero prefissata di inserire. A questo punto io inizio a creare la mia storia. Dal momento che il titolo del mio progetto è I Promessi Sposi, ho intenzione, come prima cosa, di raccontare un po' la storia di questi Promessi Sposi. Per cui che cosa vado a fare? Allora, rivado sul mio più, che abbiamo detto è quello che mi consente di aggiungere contenuti, testi, immagini, video, audio, vedremo diverse possibilità, mappe. Quindi vado qui e adesso io però devo inserire un testo. O per meglio dire, voglio non inserire un paragrafo, ma un'intestazione, quindi un titolo, ovvero la storia. Come vedete, l'ho scritto qui e automaticamente è apparso anche qua in alto, perché nel momento in cui vado a fare intestazione, io creo delle sezioni all'interno della mia storia che sono poi navigabili, quindi io posso passare da una sezione all'altra. Quindi la prima sezione che mi interessa, è quella relativa alla storia.
Ora, una volta scritto il titolo, vedete ricompare questo cerchio con il più che mi consente di aggiungere nuovo contenuto. Che cosa vado a fare? Allora, io voglio raccontare una storia, quindi una storia che segue un ordine cronologico, per cui posso sfruttare questa possibilità, cioè inserire una sequenza temporale. Clicco qui sopra e a questo punto, come vedete, ho possibilità di avere questo tre diversi layout, quindi tre diversi modi in cui presentare la sequenza temporale. Io scelgo di utilizzare questa sequenza qui. Faccio salva e come vedete, se andiamo a scorrere, vedete che adesso dice ora o data. Io andrò a inserire una data che è l'inizio del romanzo, 7 novembre 1628, e poi mi chiede una descrizione. Ora io ho già così nel mio PC inserito un file in cui ho, diciamo, un testo minimo essenziale, ovviamente soltanto a livello esemplificativo, in cui scrivo qualche cosa, per cui vado a copiarmi questo testo e lo vado a incollare lì in quello spazio, quindi faccio copia e incolla e lo inserisco in questa zona. Per cui CTRL V, eccolo qua, Don Abbondio, un curato di campagna, eccetera, eccetera. Quindi ho messo una brevissima descrizione. Ovviamente voi metterete quello che ritenete più utile se dovete parlare della storia, non so, di un bene culturale, di un museo, di quello che volete. Ora, dopo aver inserito una data e un minimo di testo, se mi sposto sulla destra ho la possibilità, vedete, di aggiungere un'immagine perché ritengo che sia funzionale aggiungerla. Non è obbligatorio, ma posso farlo. Quindi io andrò su questo tasto, aggiungi immagine, dal mio PC mi andrò a prendere sempre una immagine. Io ho quella di Don Abbondio che incontra i bravi. Faccio come al solito aggiungi e come al solito l'immagine mi comparirà adesso in questa modalità. Quindi si vede Don Abbondio che incontra i bravi e ovviamente c'è il testo. Il discorso dell'attribuzione poi è sempre lo stesso, insomma, quando parliamo di immagini. Quindi andiamo qui, posso modificarla, ritagliarla ad esempio, se ne ho necessità, oppure sempre con la rotellina attribuirne come al solito la proprietà. Quindi io vado qui, non è una mia immagine, quindi so che devo attribuirne la proprietà. Avevo anche qui scaricato le varie, insomma, attribuzioni, quindi mi vado a copiare e ad incollare quello che avevo indicato, e quindi lo sistemo all'interno del campo attribuzioni e quindi vado a salvare. Come vedete, anche in questo caso compare la I. Ora questa operazione poi non la farò più perché la do per scontata, quindi soltanto per farvi vedere. Quindi dalla rotellina abbiamo la possibilità di agire in questo modo. Dopodiché posso inserire ovviamente una nuova data che sarà l'8 novembre 1628. Anche in questo caso posso indicare una brevissima descrizione che io ho già pronta, chiaramente col solito sistema me la copio e poi me la vado ad incollare qui e quindi proseguo poi a raccontare. Posso inserire l'immagine oppure no, dipende da quello che ho intenzione di fare. Quindi sostanzialmente, questo tasto che ho utilizzato all'inizio mi ha consentito di introdurre una sequenza temporale che io poi vado a riempire secondo le mie necessità, secondo l'obiettivo che intendo perseguire. E quindi ho creato una prima sezione, la storia. Però,
voglio poi creare un'ulteriore sezione dopo che ho finito il racconto della storia. Quindi, come al solito, mi compare questo tasto, il cerchio con il più, vado a cliccarlo e a questo punto voglio creare una nuova sezione perché voglio inserire una sezione dedicata ai personaggi. Quindi vado sempre su testo e qui, invece che paragrafo, vado sempre su intestazione e scriverò i personaggi. Come vedete, l'ho scritto qua, compare anche in alto, quindi questa è un'altra sezione navigabile della mia storia. Quindi a questo punto io voglio inserire i personaggi. Come li voglio inserire? Per esempio, vorrei creare, perché mi è utile, perché lo ritengo efficace dal punto di vista della narrazione che intendo fare, ad esempio vorrei creare una galleria di immagini, quindi vorrei mettere una serie di immagini dei vari personaggi, dei personaggi principali, dei promessi sposi. Quindi che cosa faccio? Vado qui, galleria immagini, con il solito sistema dal mio computer, mi vado a prendere qualche personaggio, quindi mi prendo Fra Cristoforo, ad esempio, e lo vado ad inserire, poi ne prendo un altro, Lucia, ad esempio, e me la vado ad inserire, poi voglio inserire anche Renzo e lo metto, e poi magari metto anche la monaca di Monza. Mi ritengo soddisfatta con quattro personaggi, ma insomma, ovviamente posso mettere anche più foto. Quindi mi dice aggiungi quattro. Sì, sono convinta di volerne aggiungere quattro e quindi li vado ad inserire. Eccoli qua, me li ha disposti in questa maniera. Oppure posso avere una visuale ancora più grande o addirittura, no, grandissima, quindi questo chiaramente dipenderà molto da me. Le opzioni che posso avere qui sono quadrati dinamici, posso avere il cosiddetto puzzle, per esempio, e quindi mi creerà una situazione, diciamo, diversa. Oppure, quindi sono scalate in modo che si adattino senza ritaglio, e quindi posso scegliere, come al solito c'è il discorso delle proprietà, a me va bene questa qui, e quindi dico salva, mi va bene in questo modo, scelgo il formato, eccetera. Qui, se volessi aggiungere un ulteriore elemento multimediale, lo potrei fare. D'accordo, se andiamo qua nelle opzioni, vedremo sempre l'anteprima, possiamo mettere un link all'immagine, eccetera, eccetera. Ok, però magari io ho intenzione di presentare sì i personaggi in questo modo, ma vorrei anche scrivere due parole riferite a ciascuno di loro. Quindi ritengo che questa soluzione non vada bene. Che cosa posso fare? Posso sempre andare attraverso questo tasto per andare a inserire un'immagine singola. Quindi voglio inserire un personaggio alla volta. Quindi faccio immagine. Naturalmente, sempre con lo stesso sistema, me lo vado a scegliere, a caricare. Per esempio, voglio inserire qualche notizia su Lucia Mondella. Quindi me la vado a caricare, la aggiungo. E quindi adesso comparirà la mia Lucia Mondella. Anche in questo caso posso decidere se si trova qui, se la voglio spostare per esempio a destra, perché potrei voler qui scrivere qualche cosa. E quindi ad esempio, sempre andando nel mio testo, io ho scritto una riga che vado a copiare, quindi giusto a titolo esemplificativo. Ctrl V e scriverò Lucia è la protagonista femminile del romanzo ed è la promessa sposa di Renzo Tramaglino. Ovviamente posso continuare, no? A seconda di quello che devo dire. Quindi ho creato un'immagine e con una spiegazione accanto, con una parte narrativa, descrittiva, insomma, a seconda di quello che è il mio scopo, il mio obiettivo. Quindi posso procedere, ad esempio, in questa maniera, inserendo notizie anche sugli altri personaggi.
perché mi sembra funzionale per il mio scopo, però potrei avere anche altre esigenze, ovvero non mi piace questa soluzione perché la trovo troppo statica. Ho un'altra possibilità, andando sempre qui su questo famoso tasto e cliccando, posso fare qualcosa di diverso, ovvero posso inserire quello che viene chiamato un sidecar, che ha una funzione, diciamo, un pochino più dinamica. Se io clicco qui sopra, su Sidecar, ecco che ho varie possibilità. Quindi ho la possibilità di avere un'immagine che è a tutto schermo, sostanzialmente, quindi senza questo bordo, no, che si vede, con la scritta, appunto, per esempio, in questo movimento. Questo è l'agganciato. Cosiddetto, proviamolo e vediamo che cosa succede. Quindi andiamo qui e gli diciamo salva. Ecco qua quello che io vedo. Quindi posso aggiungere che cosa? Un'immagine o un video o una mappa o quello che ritengo opportuno. Io voglio inserire un'immagine perché sto parlando dei personaggi e voglio inserire la monaca di Monza. Quindi la inserisco con la solita procedura, farò aggiungi e poi scriverò qualche notizia, come al solito, sulla monaca di Monza, due righe che mi vado sempre a copiare e incollare da un documento precedente. E quindi ho la possibilità adesso di vedere questa nuova opzione. Ovviamente, se voglio inserire altri personaggi, faccio più qui e inserirò gli altri personaggi. Quindi, ad esempio, vogliamo inserire nuovamente Lucia perché vogliamo far vedere la differenza un po' tra queste due donne, ad esempio, vogliamo mettere in risalto questo aspetto. Quindi andiamo a inserire la nostra Lucia. E come al solito ci andiamo a scrivere quelle due righe che abbiamo utilizzato prima, le copiamo, le incolliamo e le andiamo a scrivere qua. Quindi abbiamo ottenuto questo. Ora andiamo sul nostro tasto pubblica per vedere effettivamente com'è il risultato finale, perché noi stiamo qui nell'area di lavoro, quindi vediamo le immagini sotto, le immagini accanto. Vediamo invece che cosa vedono poi le persone quando abbiamo terminato questa operazione. Quindi andremo su pubblica. Come al solito, sempre privato perché io ci sto ancora lavorando, farò pubblica e adesso vedrò in che modo si presenta il mio lavoro. Ecco qui, adesso la storia è pubblicata, i promessi sposi, vedete ho le due barre di navigazione, le due aree, quindi per esempio vado sui personaggi, ecco qua che cosa vedo, vedo quello che ho fatto, quindi le quattro immagini, poi vedo Lucia a destra e a sinistra un minimo di descrizione e poi ecco il sidecar a tutta pagina, diciamo così. Si muove e quindi eccolo qui. Se scendo, compare l'altra immagine. Ora io non ho centrato l'immagine, però si può sempre lavorare come vi ho detto, con quella rotellina e mettere a fuoco meglio l'immagine. Quindi ho fatto queste operazioni. Per proseguire il lavoro e per continuare la mia storia, è sufficiente fare questa operazione, modifica storia. Quindi a questo punto posso procedere con la prosecuzione della storia. Quindi ho messo la storia, ho messo i personaggi perché mi fa comodo così di procedere in questa maniera. Adesso invece devo procedere appunto con la storia.